sbagliato l'approccio, abbiamo preso gol subito, ma ci può stare. La squadra è entrata in campo bella determinata, cattiva, sapendo di poter far male a questo vasto Girardi. Poi dopo il gol non si è disorientata assolutamente, ha cominciato a giocare e abbiamo avuto tantissime occasioni per pareggiare la partita. Devo fare ancora una volta i complimenti, perché questi ragazzi non mollano mai, nonostante tutte le difficoltà, ci credono in questa salvezza. Adesso domenica torneremo qui di nuovo, però ancora più convinti dopo la prestazione di oggi di poter dire la nostra nella prossima partita. Non era difficile, perché la squadra ha dimostrato di poterla vincere la partita, ha avuto le sue occasioni. Ormai non fa neanche più notizia stare lì a parlare degli arbitraggi, perché non ne ho neanche più voglia, perché espulsione, capito, proprio... Cosa ha visto lei di Sparvoli? No, io ho chiesto anche a loro cosa ha visto. Sparvoli mi ha detto che lo tenevano per la maglia, per il braccio, dato di districarsi, capito, così, e quello ha fatto finta e si è buttato a terra. Ma dipendentemente da questo, poi Guardalini aveva scambiato anche persone, perché aveva detto di cacciare Sanseverino, ma tantissime situazioni che ormai stiamo lottando, io dico ai miei ragazzi di non piangerci addosso, ormai lo sappiamo che è così, è stato tutto un anno così, però siamo convinti che possiamo tornare qui e ripetere la stessa prestazione e magari cambiare il risultato. Sì, diciamo che sono partite non di cartello ma quasi, quindi che andavano a decretare quello che avremmo fatto nelle partite successive. Sì, la partita è stata tirata dall'inizio, noi leggermente sottotono, ma poi abbiamo subito alzato la testa, abbiamo fatto la partita nostra, abbiamo giocato come sappiamo giocare, infatti l'abbiamo pareggiata, poi peccato per il risultato perché entrambe le squadre volevano vincerla, però ce la batteremo tutta la prossima. Sì, no, sinceramente io non ho visto, non so che è successo, magari ho parlato con il ragazzo del passo girato in campo, ho detto che si erano un po' presi, ma comunque niente di degradante, cioè conosco Sparva, di là del fatto che è un compagno, cioè, non penso sia uno che faccia gesti degradanti in mezzo al campo, però non so che sia cosa sia successo, ma sarà un uomo in meno, un uomo importante in meno e andremo a giocarcela senza di lui. Infatti è proprio l'analisi giusta, perché quello che abbiamo detto dentro spogliatoio, cioè al di là del fatto che eravamo sotto 1-0, la cosa da fare era quella di cercare di fare la nostra partita, di pareggiare, andare a fare l'ultimo scontro dei play-out con la mentalità giusta e con la consapevolezza giusta soprattutto. Sì, due squadre che fino all'ultimo hanno provato a portare a casa l'intera posta. Noi alla fine forse ci siamo un po' più concentrati vedendo gli altri risultati a non perdere, per giocare appunto lo spareggio in casa. Invece l'avversario ha fatto di tutto per cercare di vincerla, perché giocare in casa, vincendo avrebbero giocato in casa e sicuramente c'era quel doppio risultato che fa gol a tutti. Ma un 55-45, queste sono percentuali, non un bel vantaggio, perché questa è come una finale, quindi non c'è questo grande vantaggio. Poi due squadre giovani sono capaci di tutto.